e nella storia degli ultimi anni, dove le donne sono oggetto pesantissimo di politiche di oppressione, politiche terroristiche, securitarie e di guerra. Di fronte a questo però c'è la straordinaria immagine delle donne in questo momento protagoniste, ad esempio, di una bellissima rivoluzione di autogoverno da basso che sta accadendo nel territorio della Siria, così martoriata, che è il territorio del Rojava. Io ho anche ricevuto la comandante partigiana qualche mese fa, una donna, però sta facendo una battaglia di democrazia dal basso, dove protagoniste sono le donne. Io penso che le donne possono essere la chiave di volta della vittoria definitiva contro l'ossigeno che alimenta la camorra, perché le donne stanno là, in tutti i territori che vai, in tutti gli incontri che fai, la presenza delle donne, delle mamme, delle nonne è sempre prevalente. Quindi l'appello che fa loro, anche per il cuore più grande che sono in grado di mettere in campo. Sono veramente soddisfatto e siamo soddisfatti di come la città abbia organizzato in questi giorni una serie di iniziative. Noi come Comune di Napoli siamo stati in prima linea a organizzare una serie di eventi, non solo oggi, devo dire, anche per i prossimi giorni, con questa rassegna Sto vicino a te, il segno della vicinanza alle donne e il riscontro di quello che le donne fanno nella nostra città in tutti i campi, dalla solidarietà alla legalità, al contrasto alla camorra, alla vivibilità e anche la vicinanza ancora alle tante donne che soffrono e che sono vittime di violenza di ogni specie, e quindi è anche un modo per ricordare le tante iniziative che si sono fatte in questi anni nella nostra città. Ma l'aspetto più bello è il coinvolgimento straordinario della città, delle associazioni, veramente molto forte.